Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo in Val Zoldana, per la precisione a Casera Vescovà, che si trova alla fine di una strada poco prima di arrivare a Passo Zaulanza. La nostra escursione di oggi è un super classico da queste parti ed è anche frequentatissima, perché raggiungeremo il lago Coldai attraverso l'omonimo rifugio. Il sentiero è numerato 561 e come tappa intermedia a Casera Pioda. Mamma mia, che vento e che freddo. Eccoci arrivati a Malga Pioda. Adesso inizia il sentiero di salita per il rifugio Coldai, che in realtà si chiama rifugio Sonino al Coldai.
Abbiamo lasciato alle nostre spalle il rifugio Koldai e adesso saliamo fino a Fontana Koldai, che è già visibile. Poi scenderemo giù al lago dall'altra parte. Il vento è terribile oggi. Eccoci arrivati al lago Koldai, un vero smeraldo incastonato fra le pareti del Civetta. Che posto fantastico, mi ha fatto venire una fame. Senti, cosa ne dici? Torniamo al rifugio Koldai e mangiamo qualcosa lì? Assolutamente. Cosa hai ordinato da bere? Tè caldo al limone. Canneberry in brodo.
Dimmi come sono. Questa volta per me. Vediamo. Facciamo un confronto con quelli del... come si chiamava? Rifugio Via del Pan. Okay. Buoni? Più buoni che questi. Ah sì? Erano buoni anche gli altri, ma... Io ho ordinato invece le tagliatelle al ragù di cervo. Le tagliatelle sono ottime. Veramente perfetto, ragù di cervo, buonissima anche quella. Ce la fai a finirli? Sì, sì, con la fame che ho. Però è veramente una bella porzione abbondante. Bene. Mangia, mangia. Cosa abbiamo qui? Goulash e polenta. Allora, questo è il piatto montanaro. Polenta, formaggio fuso e funghi. Sentiamo i funghi. Buone. Formaggio fuso. E polenta. E polenta. Ok, vai. Ottimo. Dacci dentro. Ci sono dentro, sì. Pieno come un baule. Sì, abbiamo mangiato bene, anche abbondante. Ottimo. E adesso rotoliamo, scendiamo giù a valle per lo stesso sentiero dell'andata. Questa mattina siamo usciti in questo preciso punto dal prato che è alle mie spalle, attraverso il sentiero. Però per il ritorno io propongo di continuare per la mulattiera, arrivare al Col dei Baldi e poi, sempre per la mulattiera, scendere a Malga del Vescovà, giusto per cambiare. Eccoci arrivati all'ultimo bivio, Malga Vescovà, giriamo a destra e un quarto d'ora, 20 minuti, siamo al punto di partenza. Il percorso è stato molto bello, molto panoramico, pieno di gente, peccato per il vento che ci ha accompagnati praticamente per tutta la giornata, ma per il resto non ci sono particolari difficoltà, è da considerarsi escursionistico e il lago Col Dai è veramente un gioiello fra le Dolomiti. Noi ci salutiamo qui, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse, Antelacus Outdoors. E con il Monte Crotta alle mie spalle, grazie e alla prossima escursione con Antelacus. Bravissimi, sono intelligentissimi questi cani.